Ciao adorabili amici e benvenuti nel mio canale dedicato a Magic the Gathering. Io sono Zio Garb e se avete problemi con Monorosso o con Yagro in generale, nel video di oggi vi porto un mazzo che fa al caso vostro. Il mazzo prende il nome da portavoce Vanifar, che è un birthing pod con le gambe, che ci permette di sacrificare un'altra creatura in gioco e andare a prendere un'altra creatura dal nostro mazzo con un costo di mana pari al costo di mana della creatura sacrificata più 1. Birthing pod è più difficile da rimuovere rispetto a una creatura, ma Vanifar, essendo leggendaria e avendo 4 di costituzione, schiva comunque una buona porzione dei removal presenti in standard. L'idea del mazzo è quindi quella di avere la creatura giusta per ogni situazione di gioco. Infatti è costruito su molte creature con effetti che si attivano nel momento in cui entrano in gioco. Tendenzialmente queste creature magari non hanno dei body eccellenti per il costo di mana, appunto perché si portano dietro un'abilità. Ad esempio la Cavaliera dell'Autunno, che è un 2-1 a costo 3, che quando entra nel campo di battaglia può distruggere un artefatto o un incantesimo, farci guadagnare 4 punti vita, oppure prendere due segnalini più 1 più 1. La Cavaliera dell'Autunno incarna benissimo il principio del toolbox. La sua abilità ci permette o di mettere un 4-3 a costo 3, o di guadagnare punti ferita e mettere in gioco un body più piccolo, quindi un 2-1, oppure di andare a distruggere un artefatto o un incantesimo. Abilità molto rilevante, soprattutto nel matchup contro Bant Nexus o Simic Nexus, permettendoci di distruggere Wilderness Reclamation o anche Search for Ashanta. Giochiamo solo due copie perché l'idea è quella di uccidere un drop a 2 per andare a cercare la cavaliera nel momento in cui ci serve la cavaliera. Sempre a costo 3 giochiamo una creatura che ha un ottimo effetto quando entra in gioco, ovvero il trombettiere della milizia. Il trombettiere della milizia ci fa guardare le prime 4 carte del nostro mazzo e ci fa prendere una creatura con attacco 2 o inferiore. Praticamente ci permette di tutorare quasi tutte le carte che abbiamo nel deck, compresa la portavoce Vanifar. Giochiamo poi il pacchetto Explore con il 4x di Tritona Calcafronde e il 4x del Ranger della Luce di Giada. Pacchetto Explore è ottimo perché ci permette di mettere body e eventualmente cercare terre o fissare la nostra prossima pescata e sinergizzano con l'errante della crescita rigogliosa. Infatti ogni qualvolta una creatura esplora prende più 1 più 1 e ci fa guadagnare 3 punti ferita. L'ultimo drop a 3 del mazzo è Delegata della Detenzione, che è un removal sotto forma di creatura, quindi tutorabile da Vanifar. È ottima ad esempio contro History of Benalia, infatti toglie entrambi i token. Non è fortissima contro Monorosso perché muore da tutte le loro spell, ma è anche una carta molto versatile, infatti può bersagliare non solo le creature, ma anche Planeswalker e incantesimi o artefatti. Una delle carte più importanti del mazzo è Shalai, Voce dell'Abbondanza. Shalai infatti dà Hexproof a noi e a tutte le altre creature in gioco. L'abilità è molto forte perché ci permette di difendere la nostra board dai removal e in più dà Hexproof anche noi, quindi ad esempio contro Monorosso non ci possono sparare in faccia. Ho visto che molte liste di Vanifar Standard giocano solo l'1x di Shalai perché effettivamente ci sono parecchi drop a 3 e quindi è facile tutorare Shalai con Vanifar. Però io personalmente mi trovo bene con due copie, perché anche se non abbiamo Vanifar in gioco, è un'ottima giocata turno 4 contro Monorosso, oppure se abbiamo Vanifar in gioco, anche giocarla dalla mano è comunque una buona play. L'altro drop a 4 è Zegana, Voce degli Utopisti, in 1x. Zegana quando entra in gioco ci fa pescare una carta se possediamo una creatura con un segnalino più 1 più 1. Grazie al pacchetto di creature con Explore non è difficile avere una creatura con un segnalino più 1 più 1. E quindi Zagana ci permette di giocare un 4-4 a costo 4 che si rimpiazza. Ma il motivo per cui giochiamo l'1x di Zagana è perché con Vanifar possiamo mangiare Zagana e trasformarla in uno dei nostri drop a 5, che sono anche i nostri finisher. Giochiamo infatti l'1x di Lyra Dawnbringer, ottima contro Monorosso. Giochiamo l'1x di Trostani, che potenzia tutte le nostre creature in gioco e in più mette dei token con lifelink, ottimi sempre contro aggro. E infine l'1x di Melma Biogenica, che nell'endstep potenzia tutte le nostre melme dandogli più 1 più 1, e tra l'altro la nostra Vanniferona è una creatura melma anche, oltre ad essere un'elfa, e quindi riceve anche lei il segnalino più 1 più 1.
L'abilità della melma è molto utile, è un mana sink per il late, ed è rilevante perché in late il mazzo non ha molto card draw, quindi andiamo spesso al top deck e giochiamo le creature grazie all'abilità di Vanifar. Quindi l'abilità della melma o anche quella di Shalai ci permette di utilizzare in modo efficiente il nostro mana. Per concludere giochiamo il 4x di Elfi di Lanuar, un accellerino classico per il verde, e il 2x di Incubazione Incongruenza. La parte a sinistra della carta è quella che giocheremo di più, rende il mazzo più solido e ci aiuta a trovare Vanifar. Incongruenza è un removal che va a esiliare, quindi è utile contro creature come Rekindling Phoenix. Ma la parte forte di questa carta fondamentalmente è Incubazione. C'è da dire che non giochiamo tantissimi removal, infatti abbiamo il 2x di Incongruenza e il 3x di Delegata della Detenzione. La forza però del mazzo è appunto quella di andarci a tutorare la Delegata quando ne abbiamo bisogno. Per quanto riguarda la mana base, io mi sono trovato con questa distribuzione delle terre, giochiamo parecchie shock e giochiamo l'1x di Arco di Orazka, che ha un'ottima abilità di mana sink. Ma visto che sta per arrivare il best of 3 in ranked, vi faccio vedere anche la side. Abbiamo Fine Sconcertante per i matchup in cui abbiamo bisogno di più interazioni, abbiamo il 3x di Negate, ottima contro Control ma anche contro Bant Nexus, 2 Dovin Gran Giudice perché volevo un po' provarla, un po' testare il nuovo Planeswalker, 2x Cavaliere dell'Autunno, un bel po' di Planeswalker con Ayani e Vivien Raid, l'1x di Augure che è un Brainstorm con le gambe che possiamo tutorare con Vanifair, e l'1x di Lyra da aggiungerci per Mono Rosso. Era da tantissimo tempo che non giocavo un mazzo divertente come Vanifair Toolbox. Ho provato diverse versioni del mazzo, come ad esempio Temur che utilizza Rhythm of the Wild, ma secondo me la versione più solida è la versione Bant perché ha un ottimo matchup contro aggro. In Mythic direi che l'80% delle partite è contro Mono Rosso, e infatti questo è il mazzo che sto utilizzando per salire la ladder in Mythic. C'è da dire che quando incontro Bant Nexus o Simic Nexus è praticamente una sconfitta assicurata. Il mazzo non riesce a mettere abbastanza pressione nei primi turni e l'opponent ha tutto il tempo di trovarsi Teferi, Search e Nexus of Fate e fare le cose brutte. Invece contro Control patiamo un po' Yawe, però il mazzo può dire la sua. Adesso vi lascio con i gameplay. La prima partita è una vittoria contro Mono Rosso ed è la vittoria che mi ha portato a rank 219. Siamo sulla draw con una mano con parecchio mana. Però abbiamo il Merfolk, abbiamo il Deputy e la Vanniferona, quindi la teniamo. Ok, sembra Mono Rosso. Abbiamo doppia Vanifar. Ok, Mono Rosso che non parte a bomba. Tripla Vanifar non è proprio... ottimo, però almeno sono dei bloccanti. E pescare terra qua non bene. Bisogna sperare lui non abbia Chain Wheeler, sennò... Shock. Shock non mi va male. Shock non mi va male. E noi giochiamo Militia Burglar. E ci prendiamo la quarta copia di Vanifar. No. Speriamo di no. Se lui spara qui, ci va discretamente. E prendiamo un altro Deputy. Va bene, ci porta 11 e qua noi dobbiamo fare il nostro amico Deputy. Quasi sicuro, vediamo cosa gioca tra... Parla pet. Allora,
Non benissimo. Non siamo totalmente morti. Ma siamo quasi totalmente morti. Allora, io qua me la voglio rischiare al massimo. Cioè, il mio piano è giocare la Prime Speaker, farla sopravvivere, prendere un attacco di Fenice e il prossimo turno attivare la Prime Speaker e prendere l'Aira. Così noi dovremmo rimanere a 4. Dovremmo riuscire a rimanere a 4. Perché fare un deputato qua non ci risolve tantissimo. E dobbiamo trovare l'Aira il prima possibile. Quindi facciamo Prime Speaker. L'Aira ha anche Shalai. Ci prendiamo 4 danni. Speriamo non abbia 2 spell da burn. Ok. Allora, calmi. L'Aira quanto ci salva? Lui può pescare due burn spell. Ma non siamo totalmente morti. E l'Aira poi può attaccare. Sì. Questa non la vogliamo. Quindi noi facciamo così. Diventare un 3-2 il Merfolk e addirittura questo Graveyard. Dopodiché attiviamo e mangiamo l'augure e prendiamo l'Aira sicuro, sì, che cagata stavo dicendo. Dobbiamo bloccare la Fenice e non attacchiamo. Lui pescherà 2 e avrà le due burn spell necessarie. Prossimo turno possiamo mangiarci il Branch Walker e togliergli la Flame of Keld. E deputinargli la Rekindling. Allora, non ha Lethal, e questa è una buona cosa. Ok, Runaway. Porca Eva. Altra Vanifair, no. Allora. Possiamo fare. Prima di fare il deputy, voglio pescare con Zegana. Lui ha un removal. Io mangio il Merfolk.
gli tolgo la flame of Kelg. Un po' tardi, ma dovrebbe aiutarci a sopravvivere. Perché sennò poi lui il prossimo turno ci fa board. Faccio un deputy. Gli tolgo la recchia. E attacco con l'aira. Se io attaccassi con l'aira, andiamo a 9, ci porta a 5. Prossimo turno, se la cavaliera sopravvive, prendiamo Shalai. E dovremmo essere relativamente vivi. Credo. Per ora non ci dà segni di cedimento, comunque. Ci porta a 5. Può avere quella che... la carta nuova che fa pescare. 2 a costo 1. No, ci porta a 2. Ci porta a 2. Noi prendiamo Shalai. Attiviamo Shalai. GG, sudata. Siamo sulla play con una mano un po' macchinosa, ma abbiamo Vannifar doppia, anche quella backup, e il Bugler da giocare di terzo. Speriamo di vedere qualcosa. Comunque iniziamo con Tempio tappato. Nero. Ok. Trostani. Non benissimo. Allora, mono nero aggro. No, Rakdos aggro. E parte anche bello aggressive. Allora, abbiamo il doppio verde per il Jade Light, però facciamo milizie. E direi che prendiamo un altro milizie. Prossimo turno facciamo Vanniferona. Quindi, qua lui non ha un buon attacco, ma probabilmente removal. E ci porta a 12. Ci porta 12, che non è benissimo. Esatto. Non ha la terza terra. Questo però può significare una bella Judith in mano. Allora, terra. Vannifar. E prossimo turno possiamo anche pensare di fare Trostani. Quindi con la Vannifar non ci facciamo grossi problemi a bloccare le sue creature. Perché se lui vuole fare un 2x1 ci va quasi bene. Ok. E noi adesso ci
Potremmo anche fare Wild Growth. Abbiamo il mana? Sì. C'è un Wild Growth e Jade Light. E direi che lo teniamo. Diventa bello ciccioso il Wild Growth. Prossimo turno giochiamo magari in curva Trostani oppure giochiamo un altro Jade Light Ranger. Ah no, niente, non giochiamo niente. GG. Siamo sulla draw con una mano discreta, la teniamo. Boros. Boros. Che parte aggressive, ma mi sa che partiamo aggressive anche noi, facciamo l'Anowar Elf pagando due vite. Prossimo turno possiamo fare il Merfolk Branchwalker. La verità è che possiamo anche tradare volendo. L'importante è togliergli i pezzi. Ok. Ora però non vogliamo più vedere terre, quindi ne vediamo un'altra, va bene. Quattro carte in mano, Swift Blade, non benissimo. Qua ovviamente andiamo a ucciderla. Wild Growth Walker non è malissimo. Qua averla mandata al massacro non mi torna tantissimo. Ok, gioca Sacred Foundry. Vediamo se attacca. No, non attacca ovviamente. Giochiamo Shalai. Shalalai. Non ha dei buoni attacchi qui. Almeno per ora. Quarto mana. No, non ha decisamente buoni attacchi. Ora, quello che possiamo fare è fare un Night of Autumn e togliergli Legion's Landing, che può essere un problema, oppure fare Deputy e togliergli la Swift Blade, che forse è ancora meglio, perché comunque lui il prossimo turno non può attaccarci per attivare Legion's Landing. Invece con lo Swift Blade potrebbe trovare il modo di fare un attacco. Quindi direi che per ora facciamo così. Una carta in mano, non attacchiamo, andiamo con calma. Boros Challenger. Allora, io prima farei... sbagliato. Farei Milizia Bugler. Così se vediamo una creatura con Explore la facciamo. No, abbiamo un altro Deputy. Che giochiamo? Ma in realtà no, preferisco togliergli ora Legion's Landing che ha il Boros Challenger e può attaccare. Distruggiamo l'incantesimo. GG.